Padova, dopo quasi un anno di indagini serrate, i carabinieri hanno arrestato gli autori dell'omicidio di Mario Cuomo, il benzinaio ucciso dopo una rapina. Diete a base di stupefacente, indagato un medico, circa 30 le denunce di donne che sono state costrette a fare i conti con i gravi problemi di salute. Pallanuoto, il sindaco Pietro Tidei afferma, Ivano Iacomelli deve dimettersi da presidente della SNC. Bentrovati dal telegiornale Alto Lazio, subito la cronaca, arrestati all'alba di questa mattina gli autori dell'omicidio di Mario Cuomo, il benzinaio freddato con un colpo di pistola alla nuca sotto gli occhi del figlio Alessandro durante una rapina il 9 agosto dello scorso anno. Due uomini con il volto nascosto dai caschi fecero irruzione in un distributore di benzina della ERG sulla via Aurelia Cerenova. Messo a segno il colpo, i killer scapparono a bordo di uno scooter rosso. Il titolare della stazione di servizio fu ucciso al culmine di una delle rapine, dove rimase ferito gravemente anche il fratello della vittima, Giancarlo, tuttora con gravi disabilità. Mario, che gestiva la pompa insieme al fratello, reagì ribellandosi, ma i killer per tutta risposta spararono prima a Giancarlo, ferendolo ad una spalla, poi a Mario alla testa, colpendolo a morte. Alessandro, 35 anni, il figlio che lavorava con loro al distributore, riuscì a nascondersi. Fu lui poi a chiamare il 112 e il 118 mentre inutilmente tentava di tamponare la ferita al padre. Dopo mesi di indagine, i carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato i tre responsabili. Si tratta dei due autori del tragico colpo, due pregiudicati romani già noti alle forze dell'ordine, e di un terzo uomo di Cerveteri che nell'occasione fornì aiuto e alloggio a due malviventi. Lo hanno denunciato per gravi reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti. A finire nella rete dei carabinieri della stazione di Civitavecchia, dopo anni di lunghe e capillari indagini, è stato un medico di 64 anni di origine romane. L'uomo prometteva diete miracolose, c'è chi è riuscito a dimagrire anche 14 kg in soli due mesi. Molte pazienti infatti hanno dovuto fare i conti con problemi di salute, costrette a ricorrere ad altri medici ed ospedali per i danni subiti. La maggior parte di queste ha avuto disfunzioni alla tiroide. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, anche in assenza di condizioni di obesità e senza particolari analisi cliniche, prescriveva cure dimagranti, somministrando alle pazienti assunzioni di fendimetrazina. Si tratta di una sostanza non del tutto illegale, ma che non può essere prescritta a tutti e soprattutto a lungo andare provoca dipendenza. Almeno 30 donne hanno sporto denuncia ai carabinieri che, al termine di una ispezione sanitaria, lo hanno denunciato a piede libero, sequestrando due importanti ambulatori odontoiatrici privi di alcuna autorizzazione. Terme atti al vaglio degli inquirenti, sotto la lente di ingrandimento tutta la documentazione sequestrata in questi giorni dai carabinieri relativa al progetto, almeno 5 gli indagati. Sentiamo il servizio. L'inchiesta sul comparto termale, coordinate dalla Procura della Repubblica ed affidate ai carabinieri. Al vaglio della magistratura e degli inquirenti ci sono una serie di documenti d'atti acquisiti nel corso delle ultime perquisizioni, sia nelle società collegate alla Sar Hotel a Roma che negli uffici comunali. Ultimo quello urbanistico, dove sono stati sequestrati gli atti relativi alle concessioni edilizie rilasciate per la realizzazione del cosiddetto comparto termale. Il sostituto procuratore Lorenzo Del Giudice infatti vuole chiarire tutti gli aspetti della vicenda, dall'avvio dell'iter per l'affidamento delle aree al progetto vero e proprio a tutto l'iter burocratico conseguente, seguito passo passo, come spiegato dall'ex sindaco Moscherini, dall'avvocato Di Martino, che avrebbe indirizzato amministrazione e Sar Hotel alle corrette procedure per arrivare alla pubblicazione del bando. Al momento, oltre all'ex sindaco Giovanni Moscherini e al presidente di Sar Hotel Giuseppe Sarnella, ci sarebbero almeno altri tre indagati nell'inchiesta, tra cui alcuni giornalisti non locali. Gli avvocati difensori hanno già fatto richiesta di riesame proprio sulle perquisizioni eseguite nelle scorse settimane, anche e soprattutto per avere visione degli atti che le hanno motivate. Soprattutto le famose intercettazioni compiute dalla Procura di Viterbo per un'indagine simile che ha visto coinvolto il giornalista Paolo Gianlorenzo, lo stesso che ha partecipato alla campagna elettorale proprio dello stesso Moscherini.
Dall'esame di tutta la documentazione in possesso degli inquirenti non è escluso che qualcuno degli attuali indagati possa vedere archiviata o comunque spostata marginalmente la propria posizione. Come è altrettanto plausibile, invece, che possano emergere nuove ipotesi di reato e nuovi episodi poco chiari, oltre all'ipotizzata corruzione per l'affidamento della realizzazione del comparto termale ed il pagamento, supposto dalla procura, di 50.000 euro a dei giornalisti non civitavecchiesi per una campagna stampa denigratoria nei confronti dell'attuale sindaco Tidei. Nell'attività di controllo esercitata sulla movida civitavecchiese, quel vigile urbano di pattuglia in bicicletta pubblicizzato dall'amministrazione comunale a quanto pare difficilmente potrebbe arrivare, questo per l'inesistenza di idoneo equipaggiamento degli operatori, ma anche per il fatto che gli agenti di polizia locali, disarmati e soggetti a tagli all'indennità, non sono organizzati per lavorare fino all'una di notte, per una questione di sicurezza e di contratto. E a nulla è servito il tentativo del comandante della polizia locale, Remo Fontana, di cercare agenti disponibili ad operare in regime di straordinario. Venerdì sera i vigili hanno comunque svolto attività di prevenzione, vigilando sul rispetto dell'ordinanza antivetro e sanzionando insieme alla polizia e grazie all'ausilio dell'ARPA Lazio un locale in cui il volume della musica superava il limite consentito. La materia di stretta competenza della polizia locale, tuttavia, non è stata minimamente affrontata. Si tratta di tavoli e gazebo abusivi che popolano il pergo e che sono rimasti al loro posto. La prima spaggia riconsegnata alla città di Civitavecchia è quella del Marangone. Dopo la Marina, il vice sindaco Enrico Luciani, con delega alla tutela e alle risorse del mare, continua con l'opera di pulizia e protezione del litorale civitavecchiese. La ripulitura delle spiagge, ha spiegato, è solo l'inizio di una serie di provvedimenti che abbiamo intenzione di adottare. Ancora guerra ai fumi, quelli della centrale di TVN e quelli delle navi in porto. Sul piede di guerra il consigliere comunale di maggioranza Marco Di Gennaro. Considerato lo sforzo che l'autorità portuale sta facendo e le facilitazioni economiche concesse agli armatori in cambio della riduzione delle emissioni di fumi, così non va, dice Di Gennaro. Si può e si deve pretendere di più a tutela della salute e dell'ambiente. È polemica sulla chiusura della cittadella della musica per inagibilità. Dopo le dichiarazioni dell'attuale amministrazione sulla struttura di intervenire, è l'ex direttore artistico Maria Letizia Beneduce. Sentiamola. La venuta fuori durante uno degli ultimi consigli comunali, la cittadella della musica chiusa dal 4 maggio per inagibilità. Sì, allora la cittadella della musica non è chiusa dal 4 maggio per inagibilità, la cittadella della musica ha terminato la sua programmazione il 4 maggio, poi ovviamente noi il 3 maggio abbiamo avuto una denuncia da parte di un signore di Roma, residente a Roma, dove ci chiedevano di fornire tutti gli incartamenti riguardanti gli impianti, ma dove non si parlava mai di scala antincendio. Ovviamente io erano ormai anni che sottolineavo ormai l'urgenza di creare questa uscita di sicurezza nell'auditorium Morricone, per il quale abbiamo sempre potuto operare grazie a un'agibilità provvisoria, per cui eravamo assolutamente in regola, tra virgolette, perché periodicamente il comando dei vigili ci rilasciava una agibilità provvisoria nell'attesa della realizzazione di questa scala antincendio che, apprendo dai giornali, verrà realizzata in brevissimo tempo con dei soldi stanziati nel 2009, cioè l'anno in cui la cittadella della musica è stata realizzata. Voglio sottolineare questo fatto che io per tre anni, anche più di tre anni, ho sempre denunciato sia per iscritto attraverso lettere ma anche grazie a conferenze di servizi l'urgenza di percorrere appunto l'adempimento della messa in sicurezza di questa sala, e sinceramente sono molto contenta che cioè si proceda con questa fretta con la nuova amministrazione, però dire che noi siamo stati nell'inagibilità è una grossa imprecisione. Un'altra cosa, la cittadella della musica è stata chiusa, ma è stata chiusa il 29 maggio con una determina dirigenziale, per cui non il 4 sono terminate le programmazioni. Ecco, un ultimo appello da lanciare all'attuale amministrazione: lasciare la cittadella della musica alla musica.
Ma io sono sicura che ovviamente sia l'attuale sindaco che Franco Ciambella hanno l'intelligenza di capirla da sé questa cosa, non c'è bisogno che io gli faccia un appello. L'unica cosa, l'unico appello che voglio fare è che al più presto intervengano con questo caldo sugli strumenti musicali, perché sono strumenti altamente professionali, e ovviamente la chiusura prolungata della struttura con le varie gradi di umidità ne potrebbero compromettere definitivamente appunto l'utilizzo. Io l'ho lasciata in perfetto stato, perciò avere cura soprattutto anche tecnicamente anche degli strumenti è per questo che appunto servono dei tecnici. D'altro campo, ovviamente mi auguro che la cittadella della musica sia mantenuta per sempre e non magari solamente per un po' piccolo periodo dove si calmano le acque e poi venga trasformata. Funzionava benissimo così, è giusto, la musica è un'arte grande che sia per l'arte della musica, e magari mi auguro da cittadina che vengano fatte altre cittadelle proprio per dare spazio all'arte in genere, alle varie arti che ovviamente sono nutrimento per l'anima di ognuno di noi. Stavano eseguendo i lavori di pulizia delle erbacce lungo il ciglio della strada statale Aurelia per conto di una ditta subappaltatrice incaricata dall'ANAS quando, per cause in corso di accertamento, i componenti di una famiglia di origini romene sono rimasti coinvolti in un tragico incidente. Il furgoncino di segnalazione dei lavori in corso con a bordo padre e figlio è stato tamponato da una betoniera guidata da un albanese. L'impatto è stato talmente violento che il furgone di segnalazione a sua volta ha investito la donna romena cinquantenne che lo precedeva, moglie e madre degli altri due operai, e che in quel momento era impegnata a terra a tagliare l'erba con l'ausilio di un decespugliatore. La donna è morta sul colpo, mentre marito e figlia della vittima sono rimasti feriti. La ragazza è stata curata dai medici dell'ospedale di Tarquinia e subito dimessa, mentre l'uomo, 51enne in più gravi condizioni, è stato trasferito in eliambulanza presso l'ospedale Belcolle di Viterbo, dove è tuttora ricoverato per trauma cranico e fratture varie, ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 12, sull'Aurelia in direzione nord verso Grosseto, all'altezza del chilometro 99 a Tarquinia. Il traffico è rimasto bloccato per oltre 5 ore. E ora andiamo a Santa Marinella. I gruppi di minoranza esprimono soddisfazione per il consiglio comunale aperto sul futuro del castello di Santa Severa, ma solo per quel che riguarda la presenza di moltissimi cittadini determinati a lottare affinché il castello resti della comunità e possa diventare importante volano di cultura e occupazione a favore del territorio. Come abbiamo annunciato in consiglio comunale, siamo pronti ad azioni eclatanti se sarà necessario per non consentire la privatizzazione del castello, dicono Mucciola, Benci, Bianchi, Fronti, Trebbiani, Rocchi, Massera e Pepe. Se c'è un cancello, noi ci incateneremo nel caso qualcuno voglia scippare il bene monumentale alla sua comunità. In realtà, dicono tuttavia dall'opposizione, ci piace pensare che ciò non sarà necessario e che il sindaco Roberto Bacheca resterà fede alle promesse per la difesa del castello di Santa Severa. Proprio al fine di ciò, continuano le opposizioni, la minoranza protocollerà la sua proposta di mozione in cui si chiede che gli intenti generali sostenuti anche dal sindaco divengano delibera vera e propria. Crediamo che a questo punto sia necessario redigere un piano di massima per l'utilizzo del castello da presentare alla regione affinché questa sappia che non andremo al tavolo delle trattative sbandati e con poche idee confuse, ma con un progetto preciso. E si è tenuta ieri pomeriggio nella sala consiliare di Allumiere la prima commissione dipartimentale Assetto e Uso del Territorio per l'esame dell'ordine del giorno inerente all'analisi del progetto del digestore anaerobico. Il sindaco Augusto Battilocchio ha invitato i capigruppo, i consiglieri, i delegati, i membri della commissione, gli assessori e i rappresentanti di tutti i movimenti ambientalisti del comprensorio. Il primo cittadino collinare si è detto deciso ad esaminare il progetto presentato in regione e in provincia prima di prendere qualunque decisione in merito. Battilocchi ha spiegato che il progetto riguarda un impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata. L'impianto è dimensionato per il trattamento di 60.000 tonnellate annue di frazione organica e 10.500 tonnellate di residui lignocellulosi, pari al 28% alla lavorazione della produzione dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Roma.
Il 2014 sarebbe l'anno del previsto inizio del funzionamento della struttura, che occuperà una superficie di 5 ettari. Si prevede un flusso giornaliero di oltre 19.000 tonnellate al giorno e l'impiego di 14 unità lavorative per un investimento complessivo di 22 milioni di euro. E prosegue senza sosta l'attività dei carabinieri di Allumiere. In questo periodo gli uomini della caserma Collinare, guidati dal maresciallo Andrea Annunzi, si stanno occupando anche di controllare il territorio per evitare reati di abusivismo edilizio con costruzioni realizzate in barba ai limiti imposti dall'Unione Europea nelle zone a protezione speciale. Dal 2009 ad oggi i militari collinari hanno provveduto ad un controllo capillare di tutto l'agro allumierasco. 15 sono finora gli indagati a vario titolo per manufatti fuori legge. Ed ora la consueta pagina sportiva. Rischiano di diventare un caso le dimissioni di Iacomelli da presidente della SNC. Intervistato da Provincia TV, infatti, il nuovo delegato allo sport aveva affermato di come non ci fosse alcuna incompatibilità tra le due cariche, di come dopo un colloquio sia con i vertici della SNC che con l'amministrazione comunale si era deciso di proseguire su questa strada. Una smentita però alquanto clamorosa arriva per via telefonica dal primo cittadino stesso, Pietro Tidei. Possibile che mi facciate perdere tempo con queste bazzegole quando al comune abbiamo problemi ben più seri ed urgenti da affrontare, dice il primo cittadino. Ne avevamo parlato ed avevamo deciso che si sarebbe dimesso. Nei prossimi giorni ci incontreremo di nuovo, ha proseguito. Presumo si dimetta. Se non lo farà, glielo faremo fare noi. Ora però lasciatemi lavorare per la città. E si terrà oggi l'atteso incontro tra la società di pallanuoto locale SNC ed il forte giocatore civitavecchiese Alessandro Calcaterra. Alle 17 le due parti si incontreranno e cercheranno di trovare un accordo. Alessandro ha tante offerte anche dall'estero, fa sapere il procuratore Barbetta, quindi valuterà tutte le proposte che gli sono arrivate con estrema attenzione. Ed ora pallamano. Chiara Bonamano, atleta civitavecchiese del GSH Flavioni, è stata convocata per l'Europeo femminile Under 18 che si terrà in Svezia dal 2 al 6 luglio. Grande soddisfazione per l'atleta che dedica la maglia azzurra al suo tecnico Patrizio Pacifico. Calcio, Livio Valle non è più l'allenatore del Santa Marinella Calcio. A comunicarlo è stato lui stesso al presidente Ivano Fronti nel corso di un colloquio avuto tra i due che si è tenuto ieri mattina. Il mister, dopo una stagione travagliata ma conclusa con una salvezza al photo finish, ha comunicato al patron che per problemi di lavoro non potrà più rispettare l'accordo preso lo scorso anno con la società di Via delle Colonie. Ringrazierò a vita il presidente per la fiducia che ha avuto in me, soprattutto per avermi di nuovo riconfermato, dice il tecnico civitavecchiese, ma sono stato costretto a rifiutare per problemi di lavoro. Non sto dicendo la tipica frase di chi deve trovare una giustificazione al fatto che non intende più restare in questa società, ma effettivamente con il cambio di incarico e quello degli orari di lavoro non avrei potuto rispettare gli impegni calcistici durante la stagione. E infine pallavolo, ancora una conferma per il Civitavecchia Volley in vista del prossimo campionato di Serie B2 femminile. La società rossonera ha infatti raggiunto l'accordo con Marianna Del Rosso, libero pugliese che nelle ultime due stagioni ha indossato proprio la maglia del Civitavecchia Volley. E noi ci fermiamo qui, il telegiornale a Tolazio torna alle 19.45 come sempre con una nuova edizione. Grazie a voi per l'attenzione, arrivederci.